Marzi, buonasera, come va? Bene, grazie. Bene. Posso chiederle? Tommaso, sono io. Ciao, come stai? Bene, tu anche? Bene, 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 grazie. Ho 21 anni. Oh, che imbarazzo la gente mi guarda per queste cose. Ho studiato a Londra, mi sono appena laureato a maggio in economia. Andiamo da Marchesi? Mm-hmm. Andiamo? Va bene. Andiamo. Personaggio non è un personaggio, vabbè, certo, è evidente, va bene, io la ringrazio, grazie mille, grazie Tommaso, mille. Grazie davvero di essere stato qui al 2017, allora, di là. Grazie. Allora, Sgarbi, le posso chiedere, questo ragazzo, Tommaso, 21 anni, laureato a Londra, è un modello di riferimento, perché lo è di fatto diventato, di che cosa, secondo lei? Beh, lo è diventato per un popolo di coglioni come lui, la cui figura si rappresenta dai pantaloni che porta. Ora, uno pensa al cappotto e gira con i pantaloni tagliati all'altezza delle ginocchia. Per fare che cosa? Per dire che cosa? I poveracci mendicanti per terra che non hanno pantaloni hanno diritto ad avere i buchi. Uno che ha quattro soldi, i buchi non li mostra in quel modo, per fare il bulletto che poi è più femmina che maschio, come gli ha detto giustamente. Ma questo uno spettacolo turpe di una gioventù senza idee, senza civiltà, senza bellezza, senza armonia, senza moda, e si mette a seguire Sacchi, a saltellare per fare lo spiritoso davanti a un mondo di coglioni che li guarda. È una cosa che io non so perché sono rimasto qui. D'altra parte non è che mi indigno per il moralismo, sono pronto a fare l'immorale, ma di fronte a principi che rappresentino un pensiero, non i pantaloni bucati. Una cosa ridicola, patetica, senza senso. E tu l'hai mostrata, non so per quale mezzo, potremmo ancora stare un'ora a vedere questo imbecille. Posso dire?